Ciao tubicine, video vi racconto un prodotto, questa volta un prodotto per lo styling dei capelli. Ho i capelli sparati, oggi sono una pazza. Allora, è un prodotto che vi ho già mostrato, credo un po' di tempo fa. È un prodotto che veramente uso da anni, cioè credo sicuramente più di 5 anni. È un prodotto che compravo dalla parrucchiera e tuttora compro dalla parrucchiera, però molto spesso quando mi trovo in giro e lo vedo, lo compro, cioè ne compro e ne tengo in casa sempre. Ed è un prodotto che, cioè, sia che io li debba fare lisci o mossi, come in questo caso, che li ho fatti, poi ci ho messo bigodini, poi li asciugo e tassi in giù col diffusore, insomma, lo uso sempre. Faccio solo una pausa d'estate perché comunque penso che i capelli, come molte altre parti del corpo, abbiano bisogno, cioè abbiano l'assuefazione, quindi si abituino ad un certo tipo di prodotto. Però vi garantisco che nel momento in cui smetto di utilizzarlo, lo noto. E lo smetto di utilizzarlo proprio d'estate, non perché io sia pazza e voglia rovinare i capelli, ma perché d'estate uso molto di più gli oli secchi, quindi quegli spray specifici per appunto trattare i capelli al sole. Quindi molte volte lavo i capelli in spiaggia e li lascio asciugare, quindi non ho bisogno di andare a dare troppo trattamento. Poi comunque con l'aria del mare mi si asciugano, che sembrano che sia stata la parrucchiera, e quindi non lo utilizzo, cioè faccio proprio uno stacco di 2 mesi. È lui, lo conoscete già perché quello che mi segue dall'inizio l'ha già visto sicuramente. Ora non so se con queste luci riuscite a vedere qualcosa, però dopo vi metto la foto. Allora, è un condizionatore di una mousse in realtà, perché quella è la cosa, la figata assolutamente. Ora ve la faccio vedere. E sembra la panna. E in assoluto, cioè, proprio tra tutti i prodotti che negli anni ho usato, l'unico che non ho mai abbandonato, e vi dico veramente, se non sono, forse sono anche di più di 5 anni. Ed è intanto idratante, però non idratante che ingrassa. Infatti, per dirvi, delle amiche alle quali poi l'ho consigliato, mi dicevano: no, Roby, cioè, ste robe al latte ingrassano i capelli. Invece no. Perché io comunque ho i capelli che, soprattutto quando non li tratto troppo, nel senso non li schiarisco, non ci faccio troppe tinte aggressive, sono tendenzialmente grassi. Quindi, cioè come la pelle. Quindi, cioè io non potrei mai usare un prodotto che ingrassa. E in più, non, è un prodotto che non lo sentite, cioè lo vedete ma non lo sentite. Lo vedete perché va ad idratare i capelli, ve li fa morbidissimi e super profumati, perché sa una via di mezzo tra un profumo di caramello e di latte. Ve lo faccio vedere. Lo sto spingendo poco perché non ne voglio, cioè, consumare. Vedete, è una mousse, proprio una mousse, e sembra la panna. L'odore è buonissimo. Una volta che cioè, lo potete dare anche ai capelli asciutti, perché comunque vi va a creare una sorta come ve lo dico? Come ve lo spiego? Di crema, neanche crema, perché comunque è una mousse, non la sentite nemmeno in una appiccica sulle mani, quindi non è una mousse per lo styling, cioè che vi va a creare effetto volume, vi va proprio a creare un effetto morbido, cioè un effetto morbidezza che però non appesantisce e non va a creare quei film fastidiosi che si creano solitamente sui capelli quando si usano le mousse volumizzanti o comunque le mousse idratanti, le mousse protettive, che è una cosa che io non sopporto, soprattutto quando poi li lavoro con il foam e con la spazzola e sento che sono come finti, no? Quindi è proprio una cosa che non reggo. Lui, lei, insomma, la mousse, è della Milkshake ed è questa marca, questa linea, di questo marchio che si chiama Z1 o Zone, non ho mai capito, però Z.O1, U1. E sono, dei prodotti professionali. Questa in particolare è si chiama proprio mousse cremosa condizionante protettiva senza risciacquo per tutti i tipi di capelli. Ecco, un'altra cosa, io adoro le mousse senza risciacquo, anche se ne sto utilizzando una ultimamente di Sebastian, che è una mousse da utilizzare in realtà con i capelli bagnati, tamponati, poi da risciacquare, perché mi hanno spiegato che comunque le mousse in generale vanno molto più in profondità il capello, è un po' come il discorso del peso molecolare per le creme in sostanza. E proprio perché forse io non lo sapevo, però quando lo utilizzavo notavo la differenza con tutti gli altri prodotti.
Ah, mi piace perché? Perché è profumata, quindi già questa cosa mi fa impazzire. Non lascia film sul capello, quindi non la sentite. Vi aiuta a pettinarli, perché io di solito diventano dopo che li ho lavati intrattabili. Vi protegge dal colore, quindi se trattate i capelli comunque all'interno ha questa formula che si chiama Integrity 41 che vi aiuta a mantenere il colore dei capelli e ha appunto queste proteine del latte che vanno a creare una sorta di ristrutturante per il capello. Quindi veramente, cioè, io l'adoro. E vi dicevo, la uso sia se devo fare i capelli lisci, sia se li devo fare ricci. Cioè, quindi i capelli bagnati, ne uso la quantità che avete visto, faccio così, la do sulle punte, poi la distribuisco piano piano anche fino alla radice perché veramente non ingrassa i capelli, non li sporca. E poi eventualmente do sopra un prodotto, non so, uno spray volumizzante oppure devo fare i ricci, mi do un attimo una crema di quelle che vanno a texturizzare un po' il capello. Però lei solitamente la utilizzo sempre a parte appunto in quei 2 mesi dell'anno. Non so darvi indirizzi in internet per trovarla, però bene o male se vi guardate un po' in giro la trovate perché cioè, la riesco a trovare anche a Milano, Roma, Firenze, insomma la trovo un po' dappertutto, anche a Bologna, quindi bene o male. Guardate magari tra i parrucchieri quando camminate, io faccio così, molto spesso se tengono la Z1 o la Urban Tribe hanno comunque la possibilità di procurarvi questa qui. Questo è tutto, fatemi sapere qual è il vostro prodotto top per lo styling per i capelli. Spero di esservi stata utile, ve l'avevo già mostrata, ma assolutamente dovevo spendere 2 parole per lei. Ci vediamo presto e vi mando un bacione, ciao!